diciamo, soprattutto come associazione artigiani, sta abbassando il divario che c'è fra il mondo del lavoro e l'impresa e l'università. In questo caso ha pensato insieme all'università un corso specifico per i dirigenti artigiani, quindi scuola dirigenti artigiani, da qui l'acronimo SDART, dove dirigente non si intende il dirigente proprio a livello politico dell'associazione artigiani, ma il dirigente anche all'interno delle proprie aziende, delle proprie famiglie. È un corso strutturato su 36 lezioni, dura quindi 3 anni, è un corso dove c'è la condivisione, c'è la rete fra insomma, chi partecipa esattamente a questo corso. All'interno i temi trattati sono sicuramente quelli dell'economia, fino ad arrivare alla globalizzazione piuttosto che la crisi dovuta alla Cina, ma capendo realmente il motivo per cui è arrivata la crisi della Cina, non tanto la crisi della Cina vista come una minaccia, ma evidentemente anche come un'opportunità. La cosa fondamentale sono i gruppi di lavoro che si creano, il team work piuttosto che il co-working, che sono argomenti difficili, ostici magari da trovare all'interno del tessuto produttivo. All'interno dell'università è, diciamo, che è il contesto giusto ed è il laboratorio comune per far venire fuori delle idee, esattamente come dei casi che sono di successo, che sono delle start-up, ma che fondamentalmente nascono all'interno tra i banchi di scuola, quindi con dei progetti scritti sulla carta, facendo degli esercizi, poi in realtà tutto si tramuta nella vita reale, si costruiscono progetti veri e danno sfogo poi a delle realtà vere delle aziende che partono. Nascono intanto perché c'è la passione, c'è la volontà, e nascono da un'idea, non nascono perché c'è un finanziamento regionale o un bando che casca dall'alto, ma in realtà nascono perché c'è una passione, c'è un'idea, c'è un sentimento, e l'imprenditore artigiano si ritrova con altri artigiani, fanno rete, diventano un gruppo, ed evidentemente nei primi anni non pensano subito al guadagno o al ritorno immediato, ma il loro ritorno è quello di comunque stare bene all'interno di una realtà imprenditoriale forte e una rete che può aiutarli a sfidare la crisi. L'università ha la facoltà e ha la possibilità di aiutare le persone realmente che vogliono fare, perché quelle che vogliono sapere, sappiamo già, esistono dei corsi. Questo corso invece aiuta a fare, ci dà la possibilità di sapere, è vero, quindi veniamo istruiti, ma mettendoci insieme con dei progetti concreti.